io sono in partenza e volevo condividere con voi questa meraviglia. Guardate un po' com'è bello il grano tagliato, vi piace? Io ci impazzisco e oggi per l'occorrenza avrò la paglietta. Ecco, io credo che dovrò salire lassù. Qui c'è una certa fame, c'è una certa famina. E quindi siamo arrivati a Capalpio e stiamo inerpicando letteralmente. Volevo condividere con voi il sapore poetico di questo posticino, che è veramente incantevole. Fattoria da Maria, ecco, io ho trovato il posticino per andare a mangiare. Buon appetito! Ecco, mi sono arrivata qui al ristorante Fattoria da Maria. Guardate un po' anche la vista da qua su. C'è un certo venticello, quindi perdonate se avrò i capelli fuori posto. Mentre aspetto che mi portino le cosine da mangiare, volevo farvi vedere quanto è carina questa fontanella, che tra l'altro è uno spoiler del luogo dove sto per portarvi. Guardatela bene. Un attimo di refrigerio non guasta, perché il sole picchia. Buon appetito, gnudi. Le scaglie di tartufo nero. Buon appetito. Ecco qui. E quindi 600 metri adesso. Ecco, dovrebbe essere. Eccolo qua, si intravede, però dal cellulare non so. Si intravede lassù il giardino. Ecco il giardino di Tarocchi. Addentrandoci in questa viuzza serrata, il giardino dei Tarocchi, parcheggio riservato, eccolo qua, il luogo dei sogni, vedete? Nemmeno farlo apposta. E questa cosa qui ve la racconto, sono andata a fare il biglietto, no? E in modo telematico, insomma su internet, perché era l'unico modo per poterli fare, non li fanno direttamente in biglietteria. E sapete che cosa c'era scritto nella sezione ticket? C'era scritto Ticketlandia. E questa cosa farà sorridere a veterani che mi seguono da tanto tempo, perché Pinappilandia, Ticketlandia, insomma. Ecco qua, parcheggiati. Siamo arrivati qui al parco all'entrata, bisogna aspettare il turno perché abbiamo il turno alle 15. Ecco qui, questo qui, vedete? Questa qui è la porta che ci fa accedere finalmente al giardino dei Tarocchi. Vi vorrei mostrare per prima cosa questo cartellone che è scritto interamente a mano su delle maioliche. Vedete? Qui è firmato Niquet de Saint-Ral 20 novembre del 1997. Ecco, siccome è un po' troppo lungo, sarebbe troppo lungo, magari vi annoiate se ve lo leggessi, ve lo faccio in sintesi. Questa signora nel 55 ha visitato Barcellona ed è rimasta affascinata dagli splendidi lavori di Antonio Gaudì. Questa signora insieme al marito hanno voluto poi nel tempo ricostruire, a partire dal 1979, ricostruire un posto che desse la possibilità sia alla bellezza, sia alla meditazione e all'esoterismo di convivere nello stesso luogo. Quindi lei narra in queste maioliche appunto scritte a mano le difficoltà dovute alla famiglia, alle persone che l'hanno ostacolata, proprio le difficoltà per poter costruire appunto questo posto, che tra l'altro lei si augura che appunto nel futuro non cada in mano di schiere di persone che non se ne prenderanno cura e che soprattutto lasceranno appunto decadere questo posto. Eccola qui la cartina che abbiamo preso per poter visitare il parco, il giardino dei Tarocchi. Prova un po' a girarlo, grazie. Balletta. Ecco qui la signora in questione, era lei, Niki de Saint-Pal, si legge qui, I don't know, questa signora qui, eccola qua, vedete? Nel discorso di cui parlavo prima è segnato anche qua. Prima figura che si incontra
la prima carta che si incontra è il mago. Guardate un po' qui. A me, oltre a Gaudì, viene sinceramente in mente Federico Fellini. Immaginate la fantasia di questa signora, di questo marito, che hanno veramente impiegato così tante energie e così tanti sforzi, no? Per creare una cosa del genere. Io trovo che sia la forza dei sogni che vince sempre, che vince sempre. Ciao, saluta! Stiamo fescheggiando, perché qui arriva l'arietta del vento rinfrescato dalla fontana che avete visto, quindi si sta veramente veramente bene. Adesso però ricominciamo a camminare, eh? Sole picchia, picchia picchia picchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non si può prendere i soldi, il potere da dentro la tomba. Basta con questa immunità parlamentare, basta con questi treni sempre in ritardo. Uomini e donne, è il momento uomini e donne, è venuto il momento di fare insieme pulizia. Manifestiamo per avere alla TV un'immagine più positiva del nostro mondo. Non vediamo mai al telegiornale e altri programmi che omicidi, sangue e guerre. Basta, basta, basta. Pensiamo che è attuale. Però diciamo che è attuale. Poi vedi, io sono triste. A me dà più soddisfazione di fare qualcosa di bello per gli altri e per me che avere sempre di più. Come si chiama la papessa? La papessa? Dici, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Dobbiamo Didi. No, è stata stampata, è cotta qui. Fantastico di aver fatto qualcosa di bello, questo lavoro ha dato molte soddisfazioni, c'è scritto però molte soddisfazioni. Siamo bravi, Niki e marito, 1995, bellissimo questo sentiero, che mi fa venire in mente il sentiero dei mattoncini gialli per andare dal Mago di Oz. Questo però è tempestato di lettere, di parole. E qui questo signore nella pancia cos'ha? Scusi? L'ha appeso. Ah, inquietante. Questo sistema meccanico. La giustizia. La giustizia. Ecco perché è inquietante. Ti appende per la gola. Prego di sbirciare nella pancia delle strutture. Scusateci per l'intrusione. Sono stellato. Scusi, mi scusi per l'invasione. I simboli religiosi. Sì. Sì. La croce. La croce. Il tao. Di là c'è il simbolo ebraico. Ci mettiamo sul stradellino. Ciao. Siamo passati dietro praticamente a dove avete visto prima, insomma, le immagini di prima. Ditemi se questi non sono seni da Federico Fellini. Signora, lei è alquanto procace.
Potrebbe fare la tabaccaia di Amarcord, lo sa? Questa invece è una nuvola con i fiocchi. Willy Wonka, Willy Wonka. Mi dispiace per la signora, ma mi sa che c'è piuttosto confusione per quello che lei voleva. Addentriamoci. Addentriamoci. Super razzo. Ma comunque secondo me questa qui veramente è la casa anche un po' di Tim Burton, eh? Ai tempi di Willy Wonka. Un po' psichedelico. Fontanella, dove queste donzelle fanno il bagno, giustamente si rinfrescano. Mi giro con la testa, non sentite un po' confusi? In questo labirinto, labirinto, in questo labirinto. Giri di qua e ci sono i teschi, giri di qua e ci sono gli specchi, giri di qua e ci sono i cornetti, giri di qua e c'è l'elefantino, attenzione c'è anche il gradino, giri di qua, un po' di mare, insomma tutto quello che hai in mente qui c'è già. Qui siamo saliti da queste scalette qua. Questo qua, questa è la vista. Questa è la fontanella da cui siamo partiti. Cheese! È tornato bambino. Ah, guardate la vista, meravigliosa. Io sono finita dentro al razzo. Non ci sono arrivate. Non ci sono arrivate a finire. Il completo. Attendo per l'ennesima volta sul valore dei colori, no? Perché la nostra società odierna, come già aveva ben capito e anticipato con i tempi questo artista, è grigia, è scura. E quindi il valore del colore che è associato anche ad un certo tipo di pensiero, no? Io penso che vadano davvero di pari passo. Quindi vestitevi colorati, fate pensieri colorati, vivete a colori. E bianco e nero lasciate come i puntini in sospensione quando voi volete proprio sognare, no? Volete riempire con la fantasia, però fate che la vostra vita sia un'opera a colori. Vogliamo andare a trovare il gatto Riccardo. Eccolo qui, che sorrideva da laggiù. Ciao Riccardo, saluta! I dolciosi e le dolciose. Miau 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 miau. Grazie Riccardo, riferirò. Ciao ciao. Veramente la signora sta più fresca di Riccardo. Ora aspettiamo di sapere come si chiama. Come si chiama? Navigator. Non lo so. Non lo sa. Male, malissimo, la devo licenziare. Vabbè, non troviamo il nome di questa fanciulla. Sicuramente è Fortunella, perché così con questa acquetta fresca se la spassa. Sì, il profeta ha una faccia da profeta, è vestito da profeta, fa il profeta di professione, me l'ha detto prima. Sicuramente è così, fidatevi, è il profeta.
Bene, attenzione qui alle radici. E poi proseguiamo perché qui c'è un'altra costruzione, come vedete laggiù. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Va. Qui ci sono delle braccia che sembrano serpenti e un serpente sulla testa. Cara signora, o caro signor oracolo, complimenti, bell'outfit. Sul dietro è aperta, eventualmente ci si può anche entrare, nascondere per sapere, così fare domande sul proprio futuro. Deve essere pesante quella capoccia di serpente sulla testa. Dimenticati la luna e la temperanza che stiamo andando a cercare. Vedete la luna, perché questo giardino appunto è con i tarocchi, quelli maggiori e quelli minori. È strana la nostra società, no? Perché in realtà quando sei vivo ti impediscono, no? Di vivere in modo alternativo, di essere creativo. La società vuole che tu ti incaselli, che sia omologato, che sia uguale a tutti gli altri per non arrecare disturbo. Poi una volta che sei morto, la tua creatività viene proprio risucchiata, no? Perché in realtà c'è bisogno della creatività. Però il problema è che quando sei vivo e cerchi di portare la creatività, è dura. Scalette, eccetera, eccetera, violetto. Siamo arrivati al sederone della temperanza. Scusate le riprese un po' così, ma io sto facendo i gradini. E dentro la temperanza ci si può anche entrare. Eccoci qui. Vedete, c'è una specie di piccola chiesetta. Altarino. Tanti polini. Perché l'artista in questione diceva proprio che cercava luoghi di raccoglimento, e ormai nemmeno più le chiese offrivano un momento di raccoglimento, perché c'era troppa confusione. Ecco, quindi questo è come crearsi degli angoli per accogliersi, per creare, per cercare, no? Se stessi anche, attraverso anche la bellezza. Quassù invece c'è la Torre di Babele, che come vedete è già esplosa, e a quanto pare ci si può accedere. Adesso andiamo a vedere. Ok, abbiamo capito che non ci si può accedere. Questa comunque, la Torre di Babele, secondo me è una genialata veramente. Guardate, c'è proprio il meccanismo qui, fantastico, fantastico. E qui invece abbiamo la l'imperatrice. Ecco qua, pieno di persone. Cuoricini che trionfano ovunque. Questi comunque erano proprio luoghi abitati, non erano luoghi così per bellezze qua, sono luoghi vissuti. Questo cos'è? Un camino, ma sta solo funzionando. C'è, ragazzi, ma anche io voglio una casa così, non con gli specchi però, perché mi mette l'ansia. Bellissimo, bellissimo.
morte, a cavallo. Così qui. E adesso proseguiamo perché dobbiamo andare a cercare dopo la morte il diavolo. Navigator, portaci dal diavolo. Prossima tappa è il diavolo. Qui abbiamo trovato il diavolo. Eccolo qua. Il mondo che gira. Anche qui abbiamo una figura femminile che cavalca il mondo, sempre dotata di grandi natiche che mi ricordano molto Fellini. Ops. Vedete? È stato avvicinarsi alla scultura. Bene, io vi saluto. Noi ormai siamo giunti alla fine di questa avventura al Giardino Tarocchi. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo ancora qui con Sandy LaBelle con una prossima avventura. Stay tuned, stay tuned. Ciao ciao! Eppure loro non ci sono più, però si sono eternati. Per sempre qui.